Grazie Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi. Io ho assistito ovviamente a tutti i lavori di Commissione di cui faccio parte, ma con un certo sgomento a certe manifestazioni, a certe dichiarazioni da parte dei colleghi che addirittura sono arrivati ad insinuare la possibilità che mancassero i presupposti per la possibilità da parte del Governo di operare tramite decreto. Andiamo allora a vedere quali sono i presupposti per l'attività appunto di decretazione da parte del Governo. Questi sono la necessità e l'urgenza. Si è detto che potrebbe non essere presente l'urgenza perché si va ad intervenire su fatti che hanno avuto la loro genesi in periodi lontani o mediamente lontani, come ad esempio lo sciame sismico iniziato nel 2016 che ha duramente colpito 4 regioni del centro Italia e che, ricordo a tutti, è ancora in corso. Non è solo l'attualità dell'evento però che giustifica appieno la presenza dell'urgenza, ma è anche il fatto che se tutti ricordano sempre i 299 morti causati direttamente dall'evento, non tutti ricordano le vittime che successivamente allo stesso si sono avute, persone che si sono tolte la vita per la disperazione, per la frustrazione, per l'impossibilità di vedere una prospettiva, un proprio futuro in una situazione che lo Stato aveva il dovere di risolvere, ma che purtroppo che lo Stato ha pesantemente peggiorato. Per quanto riguarda poi sempre l'attualità, molti di noi forse conoscono un servizio che è andato in onda l'altro ieri in un canale nazionale, in un servizio che dimostrava appieno quella che è l'attuale situazione degli abitanti delle casette, delle SAE, le soluzioni abitative di emergenza, appunto chiamate casette dagli occupanti, non solo per sminuirne le dimensioni, ma probabilmente anche per sminuirne la loro valenza, soluzioni che avrebbero dovuto essere adeguate ad ospitare le persone per il periodo necessario alla ricostruzione e che dopo pochi mesi dalla loro realizzazione già stanno marcendo i soffitti, stanno marcendo i pavimenti, si stanno dimostrando del tutto inadeguate a quello che era il loro scopo. E se questa non è urgenza, allora vorrei proprio capire che cosa è un'urgenza per i colleghi del Partito Democratico, che sono anche arrivati ad insinuare che non ci fosse etica in questo modus operandi. Allora vorrei capire una cosa: dov'è l'etica nello spendere milioni, decine di milioni per interventi che si stanno dimostrando del tutto inadeguati? Dov'è l'etica nel non dare risposte a persone che chiedevano solo quello? Dov'è l'etica nel bocciare, bloccare una ricostruzione che sarà probabilmente la più importante fatta in Italia? E dov'è l'etica nel non consentire a chi è pienamente titolato a ricostruire di non farlo? Perché se tutti puntano il dito nei confronti delle poche irregolarità presenti nel centro Italia, nessuno ricorda che quelle poche irregolarità bloccano anche chi quelle irregolarità le subisce, perché la ricostruzione verrà fatta per aggregati, più persone che per esigenze tecniche dovranno ricostruire insieme e che insieme si trovano bloccate spesso per una problematica che non incide in nessun modo sulla sostanza, sulla solidità dell'edificio, ma che per problemi amministrativi blocca la ricostruzione. Quindi è questo quello che stiamo facendo noi, non un nuovo condono come colpevolmente e irresponsabilmente alcuni colleghi del PD hanno insinuato, ma semplicemente noi stiamo dando risposte, perché è vero che il condono non è un diritto, ma avere le risposte sì, è un diritto talmente acclarato che si è arrivati anche a disciplinarli con un istituto presente nel nostro ordinamento giuridico, quello del silenzio assenso. Quindi noi non stiamo introducendo un nuovo condono, noi stiamo semplicemente dicendo che la risposta è un diritto e noi ci stiamo prendendo la responsabilità di darle queste risposte.
quello che è previsto all'articolo 25, voglio leggerlo perché, come diceva prima il collega, la superficialità, la banalità di certi interventi si ferma addirittura ai titoli degli articoli. Allora leggiamo l'articolo 25, richiamato, schifato, accusato di essere responsabile di chissà quali nefandezze da parte dei colleghi dell'opposizione, che testualmente dice, articolo 25, definiscono le istanze di condono presentate, non riapriamo un nuovo condono, rispondiamo alle domande presentate. Oltre a questo, al comma 2 diciamo testualmente che i comuni provvedono ad assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi, conclusione dei procedimenti entro 6 mesi. Si ipotizzava poi la possibilità che si andava a premiare chi era in una situazione di irregolarità. Leggo allora il terzo comma, i contributi sono subordinati, quindi la loro erogazione è subordinata all'accoglimento delle istanze, solo chi è nelle condizioni di avere i requisiti ottiene il condono, la risposta sulla istanza di condono ed ottiene il contributo. Un ultimo accenno, si parlava della rimodulazione delle funzioni del commissario. Quella che sarà ricordata come la peggiore ricostruzione della storia, ancora al palo dopo 2 anni, stiamo cercando faticosamente di farla ripartire con il buon senso. Siamo stati accusati di aver leso le prerogative delle regioni perché abbiamo previsto espressamente che il commissario possa solo comunicare alle regioni le proprie ordinanze. Ci sono 69 ordinanze da rimodulare. Vorrei proprio vedere come chi ha adottato quelle ordinanze, cioè le regioni, come è stato fatto, potrebbe avere un ruolo attivo nella loro rimodulazione. E quindi solo con un po' di buonsenso abbiamo detto: il commissario, dovendo sbloccare una ricostruzione che è immobile, potrà prendersi la responsabilità di scegliere, di decidere quello che non ha fatto la politica fino ad ora. Quindi un plauso al lavoro svolto fino ad ora dal governo, dai colleghi relatori di maggioranza e da tutto il Parlamento, che non si nasconde. La ringrazio. Bene, iscritto.